una distanza. Mi sentite? Mi vedete? Mi sentite? Tutto a posto? Ma da Sony e delle olive verdi siete. Grazie. Allora, un attimo solo per favore, fatemi la cortesia. Mamma mia, che situazione, eh. Un attimo solo. È una situazione un po' complicata perché sono successe varie dinamiche che mi hanno un attimo. Ciao ragazzi, buonasera. Allora, che facciamo? Spostiamo più là. Ok, un attimo solo. Allora, un attimo solo per favore. Allora, sì, c'è stato il telefono. La cura? Andare pure dopo la cassa e dici da volo tutto. Vabbè, pago con la carta. Ah, dopo la cassa, non ti preoccupare. Grazie. Allora, buonasera. Avvisate tutti, stiamo per iniziare. Datemi solo un minuto che arrivano tutti e vi dico tutto quello che c'è da dire. Olive verdi e tassoni messe. Allora, datemi solo un secondo. Ci sono talmente di quelle complicanze stasera che non potete immaginare. Complicanze su complicanze. Infatti noi si spostare da una parte un po' più tranquilla per non far sentire quello che. Allora, proviamo a spostarci un po' più là. Aspettate. Purtroppo ragazzini, ecco qua, con ragazzini non ci si può litigare perché sono ragazzini. E allora ti sposti, sono giunto a qua. Brutta scossa, mi sì, l'ho sentita, una scossa bruttissima. È stato un terremoto, una scossa bruttissima, mi ha proprio. Sto ancora un po' così, voglio scusarmi. Omar Pigli, ci facciamo due risate. Ciao Milan. La chat sceglie tutto, decidete quello che dobbiamo fare.
già lo sapete come funziona, fate le domande. Nel frattempo vi lascio una piccola sponsor. Vi saluto, da noi c'è stato il terremoto. Napoli da noi c'è stato. Vi voglio far divertire con un video sponsor. Due porri, patatine e mortadella, nome, e poi iniziamo questa live. Mi dispiace di farvelo così, ma purtroppo il PC e la cam esterna e la linea e il posto che mi doveva ospitare è stato un problema su problema, quindi vi devo girare lo schermo e vi devo far vedere e sentire così il video. Un messaggio per Marra, che nomina sempre Rosario Liccardo e mi fa sempre vedere nei video, ma dopo ve lo dirò. Allora ve lo faccio vedere e sentire con il massimo audio, poi ovviamente vi consiglio di andarlo a vedere. Questo è il titolo e canale, due porri, patatine e mortadella. È simpaticissimo, io l'ho visto. Mi dispiace che devo fare così questa reaction sponsor, mi sono già accordato con tutto, perché purtroppo attualmente non ho la disponibilità di un locale che mi doveva ospitare, che ha avuto problemi, cam esterna che non è arrivata, PC come si deve che ancora non è stato preso, quindi ho questo PC momentaneo. Vi faccio vedere 3 minuti di questo video e iniziamo la live. Se lo ricorda di Napoli, il piccolo Lucio. A me mi piace la Nutella e storia, e ha fatto un remix. Questa è storia, vai giù, è storia. E merendini in quantità. È storia, chi è di Napoli sa questa canzone, è storia, voglio. So che il clima, l'ambiente, il suono, la qualità non è top, ma andatevela a sentire e vedere, voglio. Chi è soprattutto di Napoli sa questa canzone.
Due porri, canale YouTube, due porri patatine e mortadella. La nostra prima sponsor. Fantastico. Allora, questa canzone ha fatto la storia. Soprattutto chi è di Napoli ha fatto la storia questa canzone. Capito? Ha fatto la storia. Ora vi spiego tutto. Allora, non so, tutti la conosciamo. Esatto, Herman. Grazie a tutti per il supporto, sub, spettatori. Grazie sempre a tutti. Mi dispiace, non sono riuscito a vedere. Complimenti a questo canale. E come già ho detto, mi dispiace per aver fatto una reaction così, però è stata accordata e richiesta al meglio, quindi abbiamo rispettato tutto quello che ho potuto fare. Non l'ho potuta fare in maniera professionalissima come avrei voluto farla, ovvero dove io in piccolo mi mettevo qui, da cam professionale, PC studio e tutto il resto, ma ci saranno poi queste cose. 20 sub per scappare senza pagare? No, no. Allora, Rosario Liccardo deve dire delle cose importanti. Punto primo, c'è stato un terremoto, è stato molto brutto, una scossa molto brutta, mi sono molto spaventato, devo essere onesto. La vita è bella, ma è imprevedibile. In un attimo può succedere di tutto. E questo mi ha fatto pensare, so che è un discorso un po' serio, voi volete ridere, ora vi faccio ridere, ora ci divertiamo, però volevo fare questo pensiero. Godetevi la vita fino in fondo, ok? Punto primo. Punto secondo, rispettando sempre ovviamente tutto. Punto secondo, Riccardo Rosario da oggi è disponibile per sponsor, reaction a video, sponsor con storie, quindi sul mio profilo Instagram, storie del vostro profilo, attività, qualsiasi cosa, eventi dal vivo, lauree, 18 anni, feste, qualsiasi cosa. E manca altro, sponsor per tutti i miei gruppi, qualsiasi cosa, non c'è problema. Con accordo, comunioni, battesimi, tutto, tutto. Matrimoni? No, nessun percorso. Sono una persona influente. Sono una persona influente, sono un personaggio pubblico. Mi fa piacere, visto che me lo chiedete in tanti, di mettermi in pubblico verso tutti. Non c'è nessun percorso, io sono tra virgolette un influencer, quindi posso tranquillamente fare questa cosa senza, emetto tranquillamente fattura ricevuta, non c'è problema, nessun percorso, semplicemente sono un influencer, una persona che vuole una mia storia o una mia reazione a video. Ho un evento con me, una qualsiasi cosa, io sono disponibile a far divertire tutti. Fine. Tariffe tranquillissime. Parliamo di poche decine di euro per una reaction e di qualche minuto. La storia costa un po' di più perché comunque la vedono moltissime migliaia di persone. L'evento costa un po' di più ovviamente, ma stiamo parlando sempre di 100, 200, 300 euro massimo, capito? Ovviamente poi biglietto treno, andata, ritorno se si sposta in tutta Italia, hotel, cena, eccetera, eccetera. Qualche centinaio di euro, insomma, ci divertiamo tutti quanti insieme, non è niente di esagerato. È giusto per arrivare a tutti quanti e divertirci tutti quanti insieme. Mi è venuta questa cosa perché mi avete detto oggi, vieni a Milano, ti paghiamo il biglietto, facciamo questo, facciamo quello. Una delle nostre top donatrici, e allora mi è venuta questa cosa, facciamo a tutti, diamo a tutti la possibilità di divertirci tutti quanti insieme, capito? 5 sabbe urli perché va bene, lo so, quel lampione dà fastidio assai, lo so che dà fastidio, lo so. Poi tengo a fare un discorso interessante e importante. Rosario Liccardo non ha piacere e non autorizza più ad usare
e soprattutto ad abusare il proprio nome. Un attimo, scusatemi. Allora, devo dire una cosa importante, ok? Facciamo raduni, facciamo eventi, facciamo tutto quello che volete. Ma mi dovete credere, stanno messi motorini, mi stanno distruggendo, qua si sono messi. Allora, messaggio a Marra, che continua ad abusare del mio nome, della mia persona, dei miei meme, delle mie frasi, del mio nome e cognome, dei miei video, Marra, Cerbero, ma anche tutti gli altri, però principalmente lo fanno loro. Gentilmente, e non do più il mio consenso, e non do più la mia autorizzazione, che vengono utilizzati i miei contenuti. Ok? Fate le vostre visual da soli. Siete bravi, bannate panni, grazie. Meno male che ci stanno 500 persone disponibili che vedono che anche oggi hanno fatto una live su Matteo e mi hanno messo il mio TikTok vecchio e mi hanno messo il mio nome e cognome e mi menzionano ogni 2-3. Non ho piacere. Ok? Non ho piacere. Voi fate il vostro, io mi faccio il mio. Capito? Hai ragione, vi saluto purtroppo da cellulare, non so come sia possibile fare, capito? Non ho più piacere e non do più il mio consenso di mostrare i miei contenuti, grazie. Visto che anche voi avete detto, no? Vi siete fatti grandi, basta parlare mo' di Riccardo, abbiamo detto quello che ci ha detto e continuate a parlare. Lo so che fa bene triplicare, quadruplicare i vostri numeri, io non li voglio quei numeri. Non voglio quell'attenzione, voglio 200, 300, 400, 500 persone che mi vogliono bene per quello che sono e ci divertiamo tutti quanti insieme. Non mi importa di fare al più spectro del Gabrone comunque, grazie, nuova piattaforma, nuova... ma ragazzi posso stare pure con 100 persone, davvero, io voglio 100 persone che si divertono, ci divertiamo e che non siano qua con me, per me, per dissing. Non mi importa dei dissing, io voglio che ci divertiamo tutti quanti insieme. Con la chat sceglie tutto, con i nostri contenuti. Poi che il Cerbero vuole fare una vita di contenuti su me e sugli altri, perché magari non ha da parlare su loro o perché non sanno quello che devono dire, non hanno da fare i loro propri contenuti, è un altro discorso. Questa è un'altra cosa e sono problemi loro. Domanda, non è un'affermazione. Fine. Ok? Per sponsor, eventi o qualsiasi altra cosa, mi scrivete su IG e vi do tutte le informazioni necessarie. Tranquilli. Ok? Non ho piacere. Ma tutto cazzo, sto coso, c'ho il telefono all'11% e ce l'ho collegato al PC. Capì? Ok? Così finite di fare i contenuti su Rosario Riccardo. Visual e soldi su Rosario Riccardo. Non ho più piacere che menzionate il mio nome e cognome e mostrate i miei contenuti, salvo le persone che ovviamente ripostano i miei contenuti, quello è un altro discorso, ve lo volete vedere, quello è un altro discorso, io sono un personaggio pubblico, quindi ci sta ed è un altro discorso. Non ho più piacere che voi mostrate i miei contenuti e ogni 2-3 il mio nome e cognome, ne do il consenso, basta, fine, è finita la pazienza, fate il vostro, io faccio il mio, basta.
potrei avere 1000-2000 spettatori facendo come fate voi, dissando tutti quanti e rispondendovi dalla mattina alla sera. Non mi importa, io voglio che le persone mi seguano con affetto e per divertirci. Fine. Capito? A posto? Pure 100 persone, io e 100 persone in live, che ci divertiamo, basta. Ho già fatto azione al cervello. Mi capitolo sta cosa che forse non è chiara. A me nessuno mi prende in giro, neanche il mio ex avvocato. Io mi sono fidato del mio ex avvocato. Lui mi ha detto determinate cose belle, io ci ho creduto. Ho fatto determinate azioni belle, io ci ho creduto. Ok? Mi sono fidato del mio avvocato. È una bravissima persona, è un bravissimo avvocato, uno dei top, dei migliori, non lo metto in dubbio. Ok, però per come si è dimostrato e per quello che ha fatto nei miei confronti, io ho detto avvocato, la ringrazio. Prendo un altro avvocato, io gliel'ho detto, punto, fine, non andremo più su questo. Ora, acchiappa like, visibilità estrema perché magari gli può servire, sono cose sue, sono problemi suoi, fate voi le vostre, come dire, soluzioni o altro, a me non me ne frega, io ho l'occhio lungo e me ne rendo conto da subito, in generale, se una persona sta con me perché mi vuole bene, perché crede in me o perché mi vuole dire una marea di parole per visibilità o altro. E non parlo in generale, sia chiaro, sto parlando in generale, punto, fine, chi capisce capisci, basta, non parlerò più di questa cosa, non parlerò più del mio ex avvocato, non mi importa più, fine. Lui fa il suo, io faccio il mio. Io personalmente non sarei mai andato e non mi sarei mai comportato, anche se ho chiuso io il rapporto, e se già, io non l'avrei mai fatto, però ho avuto ragione. Qua giù ci stanno lampioni dappertutto, a Roma Giamette. Metto da quest'altro lato. Ok. Meglio di così non mi posso mettere, voglio 5 sabbe. No, che devo urlare perché voglio. La chat sceglie tutto, prego, fate le vostre richieste. Vi leggo. Gentilmente, chiunque dice. Cavolatissima, qualsiasi cosa, bannateli. Diretti. Da 1000 spec da 400 spec, bannatelo, grazie. L'ho spiegato 7 secondi fa. Falli di quasi 500 spec su Kick alle 11:30 di sera, senza nessun titolo, senza parlare di nessuno. Vedi se li sai fare tu. Mi fanno foto da dietro. Non lo so. Grande Lighi. Se top, grazie, grazie vero. Bannate a Marcus Wright. Divento tuo amico gratis. 25 sub e ti fai un chilometro di corsa. Ma che stai ricevendo? Mi vuoi fare proprio su. Non so cosa voglia dire quello che hai detto. Sì, Massi, ci divertiamo tra di noi. Leggo e rispondo alle vostre domande. Facciamo la chat, sceglie tutto. Tutto quello che volete, vi sto organizzando, sto vedendo una postazione, sto vedendo 3 sub e ti lasci solo il baffo, no grazie, non accetto, fatti la pelata, no grazie, non accetto, 5 sub ci dovranno sconosciuto e chiedere se puoi usare il loro bagno, va bene, questo è divertente, accetto, grazie Massi, grazie per aver scaricato il solo per me, bannate quello per favore. Bannate Mangust 89, grazie.
Donate queste 5 sub. Ho appena accettato quello che voi mi avete detto. Accetto le cose che posso accettare, che fanno divertire. Accetto, accetto. Il tempo che finisco da suonare tutto e andiamo a bussare insieme a un citofono. Grazie per... Ciao Dimitro. Cinque Sabbi viene ospite a un 18esimo di un mio amico carissimo, ma dove si trova? A Napoli? Vicino Roma non ce la faccio, è troppo, ci vogliono spese, biglietti, tutto, capi? Non ce la faccio. Dieci sub e ti chiamo in live, non posso perché sto facendo la live, se mi chiami dopo stacco. Capito? Cinque sub devi bere due tassoni fino a fondo. Una già la sto bevendo, ne dovrei bere un'altra. Qui vi saluto, grazie per le cinque sub. Allora dopo dobbiamo bussare e devo dire signora posso utilizzare il bagno per favore, va bene? Vedi, questi sono i top ragazzi, top donatori. Persone che si vogliono divertire, persone che si divertono, io voglio mettere, li voglio far divertire insieme a me in live, capito? Vieni al battesimo di mio nipote, ti pago, scrivimi su Insta, Riccardo Rosario Tattino Basso Rial, Riccardo con lo zero, c'è Instagram sul profilo di Chicco. Ognuno merita un altro show, grazie Sars. Ighi, per una sub ordini altre olive. Accetto, va bene. Ma quando latte e biscotti Milan, amico mio, appena posso, appena ho la disponibilità di fare studio, PC, postazione, ci organizziamo, facciamo tutto cose. Facciamo tutto cose, facciamo. Cinque sub per se... Dichi, per 5 sub posso seguirti una giornata del tuo tipo. Cioè vuoi stare insieme a me per una giornata? Ci fastidi. 10 sub man... No. Più o meno quante faceva il battesimo? Allora, dipende da dove siete e da dove andiamo. Se mi devo spostare si parla di almeno un 300 euro massimo, capito? Se mi devo spostare lontano e tutto. E poi c'è il biglietto ovviamente andata e ritorno e l'hotel, basta. Quindi qualche centinaio di euro. Niente di che. Speriamo tutti e continui come il stream in tranquillità. Tutti concentrati, assolutamente, avete la mia parola che io continuo e sarò solo e unicamente streamer, influencer sul web, fine, basta, nessun percorso, nessuna cosa. No, no, totali, tutta la sera insieme, no, allora, tutta la sera insieme, totali, tutto il tempo insieme, discoteca, diciottesimo, qualsiasi cosa. Tutta la sera insieme, 4, 5, 6 ore insieme. No, no, ho scritto WhatsApp, mi dopo è arrabbiato con te. Addirittura. Ti contatto su io. E per quale motivo? Non lo so. Ho finito quasi la tassone, ora ce ne siamo, che cazzo capisci? E io mi allontano e accendo per il non posso perdere azioni, io mi sono affidato alla giustizia, mi affido alla giustizia, non posso perdere un'azione legale dove ho pienamente ragione perché non ho mai offeso né diffamato nessuno e la legge non mi ha mai definito un truffatore, quindi hanno torto loro, non io, è palese 100%.
e ancora una volta vi sto a dimostrare che non mi interessano né fama, né spettatori, né soldi, perché altrimenti farei dissing tutti i giorni. Io voglio solo persone che mi vogliono bene e che ci divertiamo insieme. Fine. Non accetto le 10 sub per girare, assolutamente no. Ti ho appena scritto per bagare, a te non ho risposto quando è tempo. Va bene, 21. Dieci sub senza maglietta, non lo so, non mi sento molto King Rosa, grazie. Sì, mo finisco la tassone e andiamo a citofonare, guarda, due secondi finisco di bere e andiamo a citofonare. Cinque sub per non fare nulla, certo. Cinque sub per dire si mette più forte, da devo fare, si mette più forte, va bene. Certo. È un grande grazie. No, c'è la Coca-Cola, non la posso andare a seguire. 5 sub per chiedi lo scontrino per tassione. Va bene, me lo danno comunque. Una sub per ruttare a tavola, non mi pare il caso, non è educato. 5 sub per fare una scena di un film, va bene, accetto. 3 sub per urlare sim. Cinque sub e canti una canzone, non la conosco, Herman, se me la dite voi, non urlo forza Juve, assolutamente no. Ciao caro, se lasciate tutti quanti il follow a questo nuovo canale Kick mio, vi arriva la notifica per fare la chat, sceglie tutto da telefonino, qua c'è il mio profilo, il mio nome e tutto, qua c'è gift sub, da lì potete giftare le sub, se io accetto o meno così possiamo partecipare. Se invece volete fare la sub normale, che poi faremo anche il live solo sub, beh, attenzione, come upgrade, poi c'è solo sub su Discord tutti insieme la sera ogni volta che finiamo, e da browser, andate da browser di Kick e c'è proprio subscribe. Joelier Rin, non... Ah, Joelier, sì, sa, ci la là, gira per secondi, già. Prima ti ho donato, non ci capito. Prima ti ha donato 5 sub per quale sfida? Bussare il citofono di una signora e dire fatemi una cortesia se posso usare il bagno. Bannate quello là, Joe, come si chiama? Jay, o banni. Banno io, che cazzo. Come si fa la sub? No, non penso ci sia. Fate la sub normale, ragazzi. 5 sub e chiedi il numero della cameriera o il camerino. No, sono fidanzato, non posso fare. No, se non donate facciamo cose che faccio io. Se invece avete una richiesta, facendo la chat, scegliete tutto, fate un qualcosa che volete voi insieme a me. Forza Mugnano, va bene, quando Steven... ma... Non riapro i percorsi. 30 sub, allora, famiglia per sempre, me lo posso tatuare piccolo qua, dovrebbe costare 150-200 euro. Calcolate voi quanto può essere, capite? Cioè giusto il costo che mi faccio il tatuaggio, senza che spengo soldi, perché ora sto facendo un sacco di spese, la nuova attività, un altro camion, capite? Qua mi dite voi proprio il tatuatore dove andare, io vado. Non, cioè capito, fate stesso tutto voi. Famiglia e trollini per sé. 80 sub, fate voi. Allora vado un attimo a pagare. Anche, non ci capito. C'è in vista, sto valutando anche un altro furgone.
No, nessun tool del futuro, guarda. Vado un attimo a pagare dentro e acciniamo la citofono. Un attimo, vado un secondo, vado un secondo a papà e ce ne andiamo. Prendo le distanze da qualsiasi cosa, ovviamente se è stato detto che io mi dissocio. Sto in una situazione, ho il telefono collegato al PC, perché ho il telefono scarichissimo, io devo fare la live da PC, capi? Ma non mi sono arrivate le cose e il posto che mi doveva ospitare ha avuto problemi. Allora, mo scelgo un citofono. Mi dissocio, prendo la distanza, non so da cosa prendo la distanza. Chiederò scusa alla signora per... scelgo un qualsiasi citofono. Qualsiasi citofono, qualsiasi posto e busso. Usare ufficio mobile sul furgone? No, magari no, non è nessun disturbo, è uno scherzo. E poi siamo alle 11 circa e passa di sera, non è che sono le 2 di notte che ha disturbo, ma è un piccolo disturbo, ma è uno scherzo. Dopo mi scuso e dico uno scherzo, scusate che mi ho disturbato. Sempre si risponde alle 11 e mezza la sera, che magari non risponde nessuno. Fatemi vedere se posso bussare. Un attimo che sto andando a vedere a chi posso bussare. Non è assolutamente bannabile, non è un disturbo, non sto bussando al citofono di una persona per uno scherzo, non sto facendo niente di... non è un reato bussare e scusarsi. Vi saluto, tu che mi hai proposto questa sfida, vuoi controllare che è tutto a posto? Bebba, secondo te è tutto a posto? No, perché quello mi vanno a pariare, capito? Mi devono far inceppare. Io so che il disturbo avviene dopo mezzanotte.
Sono a un citofono, gentilmente se mi fate sapere. Se mi fate sapere. No, oddio, eh. Ok. Ok. Va bene, allora mi avete confermato. Allora busso, chiedo, busso a una qualsiasi persona. Allora, vediamo. Allora, busso. Ci sta pure la camera, madonna mia. Non rispondono. No, si è accesa la luce, quindi vale, sta qua, vedi la chiamata. Andiamo forse più giù, forse qua, sono tipo tutti studi, sti fatti qua, andiamo a vedere un altro. Forse qua saranno tipo tutti studi sta zona, capito? Che vedo tutte cose a studi, tutte cose. Proviamo qua. Ciao signore. Vediamo qua se c'è. Spostare da me vista. Un attimo. Qua pure sono tutti studi. Andiamo scendendo più giù. Ah, là, forse è qua, forse è qua. Forse è qua. Qua non dovrebbero essere studi. Vediamo. Qua non dovrebbero essere studi. Se mi rovesci dopo no. Qua no. Se io proprio il citofono che bussava forte proprio, chissà faccio niente, non rosicchia l'acqua. Gabo Marist. No, non voglio disturbare. Camietto non rosicchia l'acqua mai visto. No, fatemi vedere dove non do fastidio e c'è un attimo, mo busso al citofono, da busso al citofono, busso al citofono, aspetta. Fatemi trovare la persona adatta, perché ho sentito il citofono proprio in testa a me, chi sa facciamo il tavolo sicchio in capo. Fatemi trovare una persona adatta, io busso. Finora ho bussato a tutti gli uffici perché non si è affacciato nessuno, quindi non stiamo dando fastidio a nessuno, eh? Siete. Ma no, ma tutto cazzo, sul telefono, casa muove, si gira, si fa. Ma tutto proprio cazzo. Ma no.
Oh, ci stanno pure i signori, qua mi arrestano direttamente. Mi arrestano direttamente proprio. Facciamoli un attimo andare via, perché mi arrestano direttamente qua. No, no, sto andando a vedere un citofono che possa andare a bussare, voglio, ve lo giuro. No, fatemi vedere un citofono che possa andare a bussare. Vedi, vedi, vedi. Questo bellissimo cane perché mi segue non lo so. Allora, fatemi bussare. Vediamo qua. Fatemi trovare. Ah, non so. Ma questi funzionano proprio. Ho buono il numero e poi qui funziona proprio sui giochi, bellissimo. Fatemi vedere. Non funzionava proprio. Caso tutto palazzo, stanno tutto quanto a lì. Forse è là in alto. Fatemi trovare un citofono adatto, vai giù. Aspettate un attimo. Saluto, ho chiesto anche a un ragazzo che ha detto scusami che era uscito dal palazzo, ha detto scusami ma a chi posso bussare a quest'ora per vedere, ha detto guarda ti sconsiglio a nessuno, no no ma te lo faccio, ha detto guarda ti sconsiglio di non bussare a nessuno a quest'ora perché uno sono tutti uffici qua in questa zona, due se c'è qualcuno veramente va a finire male, che qua si pigliano malamente e chiamano le forze dell'ordine. Il ragazzo che è appena uscito dal palazzo. Ah no, nessuno. Io ti sto dicendo quello che mi hanno detto. Ora, se volete che io procedo, vi saluto. Se vuoi che io procedo, io lo faccio. Se succede qualcosa di grave, me l'avete chiesto e io lo faccio. Ti sto avvisando di quello che può succedere, se invece vuoi cambiare o vuoi che io ti do i soldi, ti do i soldi.
o vuoi cambiare, cambiamo, come vuoi tu. Ho bussato a 7 citofoni, no, voglio. Mi saluto, mi segui da tanto tempo. Lo sai che sono una persona seria. Se vuoi ti rimborso, mi scrivi e ti rimborso, altrimenti facciamo un'altra cosa con 5 sub, una cosa che possiamo fare che ci divertiamo egualmente. Ho chiesto a un ragazzo che è uscito dal palazzo, te lo giuro su mia madre, che abita qui, ha detto ti sconsiglio di farlo perché qua ti buttano uno le cose appresso, due chiamano la polizia e ti fanno pure arrestare. Dimmi tu, vi saluto. Se vuoi un'altra cosa, facciamo un'altra cosa. Se vuoi che io ti rimborso, tranquillamente mi scrivi e ti rimborso. Bannate tutti quelli che stanno dicendo scam, truffa o altro. Grazie. Bannateli tutti. Bannateli tutti, Jodil. Non rischio la galera. Lo sai, vi saluto, mi conosci da tanto tempo. Guarda, stanno uscendo altre persone. Chiediamo a queste persone. Scusami, ti posso chiedere un'informazione? Non sono del posto, no? Non ti sto inquadrando me, ma negli Stefano scherzi di bussare alla gente citofono. Allora, secondo me mettono una la polizia presa, due... Sì, due... Tre, lo fanno da capo. A posto, ok? Okay. A posto, ciao. No, no, figurati, che te già dici. Pensate. Te lo giuro su mia madre, guarda, l'ho già fatto dicere a loro. Ti saluto, io lo so e ti ringrazio. Tranquillamente scrivimi su Instagram o ti do il rimborso o puoi richiedere un'altra cosa e ti richiedo un'altra cosa. Ho chiesto un altro ragazzo davanti a voi. Se volete chiedo ancora un altro ragazzo. Per far capire che sto dicendo solo la realtà. Tranquillamente o mi scrivi e ti do il rimborso o mi chiedi un'altra cosa e faccio un'altra cosa, non c'è problema. Puoi chiedermi un'altra cosa, vi saluto tranquillamente, chiedimi un'altra cosa e ti accontento, fra. Lo sai, mi segui da tanto tempo. Flessioni? Vabbè, ti faccio le flessioni, così non dicono Rosario Riccardo, scam, scam, scam. Ti faccio le flessioni, non c'è problema. Fammi arrivare vicino là e ti faccio le flessioni. Detto davanti a tutti, non c'è problema. Che problema c'è? Figurati, lo potevo fare, lo facevo, hai visto? Ho bussato pure ai citofoni, se mi rispondevo te lo facevo. Poi comunque ho visto l'orario, ho visto un ragazzo che usciva, non ho riflettuto a questa cosa, ho visto un ragazzo che usciva dal palazzo e ci ho detto sto consiglio. Chi mi ha detto, ma te lo sconsiglio assolutamente, perché uno ti butta una cosa appresso e due chiama la polizia e ti fanno arrestare. Che qua diciamo che non siamo, capito, qua è zona Pomero, zona tutta clou, tutta in, e quindi... Sub... Dieci sub per le flessioni sulla macchina. Aspetta, mannaggia. Esatto, vi saluto. Magari in un altro orario più consono, oltre a farti le flessioni ora, te lo rifaccio. Capito? In un orario migliore e non qui, che qua sono tutti precisini, te lo rifaccio. Qua ci sta un utopo, è passato un utopo tanto. Voglio... Mamma mia. Passato un top enorme. Milan 10 sub sulla macchina. Sofì, mi scrivi un attimo su WhatsApp.
Ma veramente è passata una pandega. Allora lo facciamo. Allora, vi saluto, voi che lo facciamo in una prossima live, in un orario più appropriato e in un posto più appropriato, o vuoi che ti faccio le pressioni? Dimmi tu. In una prossima live vuol dire domani, dopodomani, tra una settimana, no, quando vogliamo, non lo so, non c'è un limite. Ah, quale macchina? Io non sto con la macchina, Milan, non sto con la macchina, ma sto con il furgone, non sto con la macchina, quindi non posso fare, non posso fare flessione con il furgone, perché non c'ha la cappotta, te no, c'ha il furgone, c'ha il coso dietro, capito? Il van, tipo. Ma no, quello che vuoi tu. Dieci sub versioni sul furgone, Milan. Va bene, va bene, vi saluto. Milan, io le flessioni sul furgone te le posso fare, ma non posso salire sopra perché non c'è la cappotta al furgone, te le posso fare sul cofano, capito? Calypso, buonasera signorina. Ricordo bene di lei. Un attimo, non c'è la cappotta, c'è il furgone, è fatto a furgone con il cascione dietro, capito? Non c'è la cappotta, c'ho il cascione dietro, quindi non posso salire, sul cofano posso farlo. Se vuoi a disposizione. È tipo pick up, bravo, esatto, tipo pick up. No, dietro al cascione non lo posso fare, è impresentabile il cascione. Due cascioni non posso fare. In tutto ciò c'è il telefono a 4%, ve lo voglio dire. Lo sto caricando vicino al PC, però si carica e non si carica. Sì, le flessioni davanti a tutto. Ma me le faccio. Milan, io ve le faccio le cose che vi piacciono, ma le cose che posso fare. Si niente la cappotto. Come te le faccio le flessioni sulla cappotta? Cioè, scusami. Nel cascione non lo posso fare, che il cascione è nero, tutto sporco, tutto. Non te posso fare. Non giù. Quanto costa sto libro? Mo' facciamo le pressioni, eh? Allora quando avrai la macchina? Valutiamo quando abbiamo la macchina. Mo' c'ho il cascione, è a cascione il pick up, capito? Non ce l'ho, non c'entro qua sopra. È cascione. 10 sub per chiamare Rubinona, non posso farlo perché c'ho un solo cellulare. Sì, ora faccio le flessioni per vi saluto, voglio solo capire non giù cosa vorrebbe che io facessi nella prossima sfida e facciamo. Puoi mandarmi tutti i soldi? Ne pensa Milan. Costa 11 euro su Amazon, ma me lo devo comprare e devo leggere
Allora facciamo così, non giù. Se mi prendi il libro e me lo spedisci, invece di 5 sub facciamo 4 sub. E se si può leggere che non c'è niente di bannabile, te lo leggo in live. Ma un capitolo che vuol dire? 500 pagine, penso che si scocciano tutti. Ti posso leggere una paginetta? Cioè, 500 pagine di un libro, penso che si scocciano tutti. Non è per 11 euro, gli ho tolto una sub dalla sfida, invece di quel come l'esse pava ti, perché smite 5 sub, io ho detto no, fa 4 sub, invece di 5 sub fa 4 sub e mi pigli tu il libro e me lo spedisci, perché va a finire pigli un libro nato. Chiaro? Ci penso io, lo leggiamo. Ma non tutto completo, non giù, tutto completo, a leggerlo nel live, no, se ci fa stare in agenda, in prima io. Una pagina, se vuoi, te la posso leggere. Non c'è problema. Se è così, accetto. Altrimenti, lascia stare. Capito? Comunque, faccio al volo le flessioni. Non so dove le devo fare. Ah, allora, dato che c'ho il PC collegato, vi faccio. Allora, volesse far capire come sto situato. Guardate, lo faccio capire. Se lo vado una volta. Allora, ho il telefono a 4% e il PC collegato, capito? Allora, mo cerco di mettervi così. Pare se prende così. Ok, e mi metto tipo qua a fare le flessioni. Capito? Ma veniva chi sta stravivo, mannavo. Maronna, da odio sto cazzo di cose. Ovviamente si scherza, mi dissocio, prendo le distanze. Piccola precauzione goliardica. Ok. Ok. Allora, guarda, non mi posso. Allora, ascoltate. Se muovo il cellulare così, però c'ho la 3%, si scarica. Come lo muovo, si scarica. C'ho questa inquadratura fissa, non mi posso muovere. Decidete quel posto e lo faccio. Perché se stacco si scarica, sta al 3% il telefono, 3, e ce l'ho collegato al PC e cosa, capito? Quindi come. Mi vedete? Mi vedete? Mi vedete? Mi sentite? Sì? Ci siamo? Ok, vi faccio le flessioni davanti alla gente. Non so perché non si vedeva più niente. Ho staccato e riattaccato. Va bene? Vi saluto, ci sei? Faride, tu e non giù, dopo ci vediamo su Discord per parlare tutti e tre, ok? Tu e non giù, dopo ci sentiamo su Discord per parlare tutti e tre. Io non ho mai scannato nessuno in vita mia, ho sempre rispettato tutte le parole. Se la linea non prende, non è colpa mia, ok? Allora poi ci vediamo di là. Io ci sono, ok, fatemi vedere dove mi devo mettere. Là, dove sta la busta? Dove sta la busta blu? La busta blu, là, ok, dove sta la busta blu? Là, mi vedete? A posto.
posto? Contento? Vi saluto? Davanti a tutti. Sfigati siete due o tre che state scrivendo, non io. Io mi diverto e faccio divertire le persone che stanno in live con me. Alla faccia vostra. Niente grande lighi, non giù. La roba ti aspetto su Discord. Parliamo su Discord io e te a quattro occhi. Capito? Top, ti ho nominato top donatore, top VIP. Grazie, vi saluto. VIP, sbannato dappertutto. Chiarito ogni cosa, perdonato ogni cosa, dato il VIP dappertutto. Scritto in privato, ascoltato in privato, bannato già, ho fatto di tutto. E che se un ringraziamento? Che io mi stacco e tu mi scrivi scam. Questo è il ringraziamento, questa è l'amicizia. Non ho spento il cellulare, non prendeva la linea, ce l'ho collegato fisso. Che hai fatto? Mi hai scritto scam, ti ho visto. Mi hai scritto scam, 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 ti ho visto. Perché io stavo in live, la linea non prendeva, ma io stavo in live. Vi vedevo a voi, eravate voi che non vedevate me. Vittorio, che cosa? Guardi, mi dispiace, non so perché la targa si vede, devo spostare? Sposto qua, dai. Così non si vede là, ecco qua. Laggo di nuovo? Un attimo che mi igienizzo le mani perché... Mi vedete? Mi vedete? Herman, questa sera è stata una live particolarissima. Non mi sento bene, è venuto il terremoto, si è scaricato il powerbank, si è scaricato il cellulare, il PC che mi doveva arrivare, fotocamera e tutto il resto, mi ha abbandonato, ho preso questo PC, dovevo andare a fare live con wifi in un posto. Lagga? Ragazzi, stacco allora, dai. Stacco. Ci vediamo, un abbraccio a tutti. Stacco. E purtroppo la live non va bene.